Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente siamo alla prova del Commodore 64 Mini, ma per fare questa prova ho deciso, per creare un po' più di nostalgia per chi veramente ha usato il Commodore 64 originale negli anni 80-90, per creare quell'ambientazione e quella situazione che si aveva negli anni in cui era in uso il Commodore 64, ho deciso di collegare il Commodore 64 Mini a una TV a tubo catodico. Ovviamente le immagini non saranno spettacolari perché ci sarà un forte sfarfallio del televisore, perché la videocamera riprenderà questo sfarfallio e lo accentuerà, perché l'occhio umano non lo rileva come lo rileva l'obiettivo di una videocamera. Quindi le immagini non saranno spettacolari, però l'ambientazione e la ricreazione della postazione di gioco che si aveva quando si usava il Commodore 64 per i nostalgici sarà eccezionale. Quindi creiamo già un'ambientazione anni 80, ok, e adesso colleghiamo questo Commodore 64 a questa, per chi non lo sapesse, cioè i ragazzini che magari stanno guardando questo video, è una televisione a tubo catodico. Non è piatta, lo schermo non è piatto, pesa tantissimo, ma ricreerà la situazione dell'ambientazione che avevamo noi ragazzini degli anni 80. Quindi adesso colleghiamo il tutto e vediamo cosa succede. Quindi pronti ragazzi? Ok, andiamo ai collegamenti. Ok ragazzi, adesso andiamo a fare tutti i collegamenti del nostro Commodore 64 Mini per vederlo in una televisione a tubo catodico, per rivivere appieno il Commodore nei suoi anni, cioè gli anni 80-90. Quindi andiamo a collegare la presa HDMI del Commodore 64 Mini a questa scatoletta che porta il segnale da HDMI a un segnale analogico. Quindi colleghiamo il cavo HDMI da questa parte, colleghiamo una presa SCART alla televisione a tubo catodico con questi jack alla scatoletta, ok? Quindi il collegamento l'abbiamo fatto. Adesso il Commodore 64 manderà il segnale in digitale alla scatoletta che lo riporterà alla TV in analogico. Quindi collegamento fatto, Commodore collegato all'alimentazione con la sua presa USB, joystick collegato al nostro mini Commodore e andiamo ad accendere la TV. Quindi già l'accensione della TV col tasto che fa cloc cloc è una cosa che ormai non siamo più abituati a sentire e ad avere. Andiamo sul canale AV della TV, quindi selezioniamo il canale AV nella TV, andiamo a accendere il nostro mini Commodore 64, ok, acceso e voilà! Ecco il nostro mini Commodore 64 riprodotto in una TV a tubo catodico. Questa è la postazione che si aveva quando si usava il Commodore 64 nei miei anni, cioè nell'84, 85, 86, 87, che sono gli anni in cui l'ho usato io. La postazione era così. Televisione piccola, Commodore 64 ovviamente di dimensioni maggiori della televisione perché era molto grosso rispetto a questo che è mini, e joystick. Questa è la postazione che avevamo noi quando dovevamo giocare, altro che la postazione che avete adesso voi ragazzi. Questa era la postazione che avevamo noi alla vostra età. Per chi come me ha vissuto in quegli anni sa cosa vuol dire avere questa postazione. Adesso ovviamente le immagini la vedrete sfarfallare nella ripresa della videocamera perché le televisioni a tubo catodico hanno un frame rate molto basso. Quindi vedrete l'immagine però sfarfallare perché la fotocamera creerà questo effetto sfarfallio, perché le televisioni a tubo catodico, soprattutto queste molto vecchie, avevano un frame rate molto basso, quindi che generava questo sfarfallio che quando la si guarda dal vivo lo si nota poco, ma nella videocamera viene accentuato. Però era la sua caratteristica, a quei tempi era così, quindi non ci si dava peso e non si notava, perché comunque erano così, non è che avevi un confronto con qualcosa che non lo aveva. Quindi adesso andiamo a provare il nostro Commodore 64 Mini, proviamo questo gioco già selezionato.
Ragazzi, è impressionante vederlo in una televisione a tubo catodico, cioè sembra di tornare indietro di 34 anni. A parte che anche le musichette poi di questi giochi erano una cosa eccezionale. Ok. Ma no! A parte che a me i giochi di navicelle spaziali non mi hanno mai fatto impazzire più di tanto. Infatti si vede anche il risultato abbastanza scarso. Proviamone un altro. Comunque anche i tasti qua dietro del joystick funzionano. Fanno tornare al menu, tipo questo fa tornare al menu se state giocando, mentre i tasti davanti sono i tasti classici che avevano i joystick di quell'epoca. Ovviamente gli altri tasti, i joystick di allora non li avevano, qua sono stati implementati perché comunque le funzioni per uscire dal gioco o tornare a un menu o queste cose o fare un salvataggio, così qua sono, hanno questi tasti che comunque funzionano tutti. No, non ci credo, c'è quello del karate. Madonna, questo quante partite! No, non ci credo. Che cosa brutta che è! No, ma non ci credo. Sì, ma io voglio giocare. Ok. Pratica. Allora, io sono quello bianco. Prendo l'omino rosso. E... non gli faccio praticamente niente. No, ah, l'ho buttato in terra. Gli ho pure chiesto. No, perché ha vinto lui? Aspettate, rifacciamo. Ma fa tutto, non fa niente. Ma no, ancora che gli devo chiedere scusa. Ma perché gli devo, ma perché gli devo chiedere scusa? Ma non è giusto. Ma cos'è che devo fare? Ma perché non gli fa niente? Ma non è vero. Ah, ma stavolta sono stato bravissimo. Non gli devo chiedere scusa. Gli devo chiedere scusa solo quando gli tiro un cartone. Ma è bella la posizione quando si muove che lo va a prendere tipo che c'ha le cesoie in mano. Sembra un granchio. Ma... no, ma non ci credo, ma perché non riesco? Ma com'è che si giocava sto gioco? Ragazzi, 34 anni sono passati. Ma no, ma cosa devo fare? Basta, sono già rotto, cambiamo gioco. Vedete che il tasto qua dietro fa uscire quel menu in basso in cui possiamo fare esci dal gioco. Ragazzi, l'ultima cosa che voglio farvi vedere, sempre per i nostalgici del Commodore 64, è questo. Appena lo trovo. No, eccolo! Ragazzi, pronti? La schermata del Commodore 64 quando l'accendevate. Comunque, qua si può scrivere in Basic e fargli fare alcune funzioni al ovviamente ci vorrebbe una tastiera Bluetooth, o se no si fa uscire la tastiera lateralmente e si scrive, e si possono dare i comandi in Basic, soprattutto per poter caricare delle ROM nuove con dei giochi da aggiungere ai 64 che sono installati. Ovviamente tutto lo sfarfallio che vedete è dovuto alla televisione a tubo catodico, però mi è piaciuto ricreare questa, la postazione gaming che avevamo negli anni 80. La postazione gaming di allora era così, quindi non so, paragonatela a quelle che avete adesso. La cosa un po' brutta è la tastiera qua laterale, secondo me avrebbero dovuto far funzionare la sua tastierina qua, era molto più comoda e più reale, anziché fare quella tastiera bruttissima lateralmente. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se ve l'ho detto, le immagini a livello televisivo non sono eccezionali, perché la videocamera accentua lo sfarfallio che invece l'occhio umano non vedeva in quei televisori, che c'era ma non dava quel fastidio che dà la videocamera nel riprenderlo. Comunque, se come al solito il video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!